Oggi faccio una guida come installare manualmente e fare partire ragionamenti manuali con l'hard disk, partire ragionamenti con Gparted. Come usare al meglio il partito di azionamento disco con, o in dual bot o single bot, con due significa, o due sistemi operativi o con uno, sempre Linux. Windows è un'altra cosa, adesso piano piano vi spiego tutto. Allora, andiamo subito, dato che siamo in modalità live, vedete, appena non è installato niente, siamo ancora in inglese, modalità live, facciamo tutti i modalità live, che okay. Già potete usare Linux. In modalità live potete fare qualsiasi cosa già in modalità live, solo Linux Mint e molte distribuzioni sono, cioè possiamo mettere in italiano all'avvio oppure no, questo Linux Mint ancora non l'ha messo, nonostante che una delle distribuzioni Linux più evolute, una delle migliori, però ancora non ha messo in italiano. L'unica cosa è lo sfondo, così appena state capito, con il modalità live non c'è uno sfondo, sembra brutta vedere. Facciamo subito così, guarda. Mettiamo uno sfondo, almeno mettiamo uno sfondo carino. Mettiamo uno sfondo carino, mettiamo un ogno ogni 5 minuti, ogni minuto, ne mettiamo uno solo perché dopo combina anche questi qua su, non è granché come sfondo. Ne mettiamo uno carino, mettiamo questo, ok, possiamo mettere qualche icona, il cestino e basta. Mi dice che è rimovibile, ma non fa niente, non c'è niente di rimovibile. Adesso è molto più accettabile, poi dopo vi faccio vedere altre personalizzazioni. Qui c'è la base, proprio la base, solo lo sfondo è Linux Mint. Comunque guardate quanto è carino, vedete? Questa, sapete che almeno si può dilatare, farlo come volete, vedete? Tutte le istituzioni Linux hanno questa possibilità. Allora, usiamo Gparted. Una cosa, prima di usare Gparted, adesso un attimo faccio un attimo di pausa. Allora, ma innanzitutto cominciamo subito con Gparted, come creare una partizione. Guardate, per fare le partizioni il meglio possibile è importante farle manualmente. Potete fare un principiante, lo fa automaticamente, ma Linux automaticamente ti fa una partizione grossa e bot d'avvio e basta, non è che ti fa altre cose. Però se uno vuole fare delle partizioni fatte bene, precise, con una partizione dati e una partizione che rimane per sempre anche per entrambe le distribuzioni Linux, mettiamo dual bot, adesso vi spiego, dopo vi spiego tutto, che si chiama slash home. Sarebbe invece fare, quando si vuole fare un'installazione nuova di Linux Mint, ad esempio Linux Mint, non c'è bisogno che fate un backup dei dati e tutto quanto. Lasciare la partizione slash, vi faccio vedere com'è. Slash home rimane che lì una partizione dati, che Linux offre questa possibilità di avere la partizione dati che rimane per sempre, anche se fate installazioni pulite. Adesso vi faccio vedere subito. Gparted rispetto a Windows, non serve fare manco backup dati. Allora, qui abbiamo un disco tutto non allocato, adesso l'ho messo senza allocato, un 160 GB, che sarebbe 149 reali. Sotto la penna USB dove vendo sarebbe 32 GB. Dove sono i sistemi operativi in modalità live, come stavo facendo adesso. Modalità live significa è stato scritto con Rufus oppure con un altro software, scritto sulla penna USB, il software è stata l'immagine ISO e si avvia Linux, dà la possibilità di avviarsi senza installare. Questo non è installato, questo sistema operativo, vedi? È ancora in inglese. È tutto in inglese, non è installato. Questo è solo la ISO. La ISO in modalità live significa che una volta che usate questo sistema lo spegnete, tutti i dati che avete raccolto, che avete fatto e lavorato, si azzerano, quindi ricomincia sempre da capo. C'è anche la modalità persistenza, anche con Rufus e con tanti software. Questo lo spiego in un altro modo, potete avere una persistenza anche su USB per spostare da un computer a un altro e avviarlo, magari una distribuzione Linux, potete avviarlo in qualsiasi computer senza intaccare il sistema Windows o qualsiasi altra cosa. Ecco come si crea. Facciamo una partizione, prima di tutto un'installazione singola. Facciamo subito un'installazione singola di un sistema operativo in manuale. Adesso vi faccio vedere subito come si fa. Prima di tutto, questo è guardate qua, si sta in inglese, vabbè. Partizione, oppure qui, se il disco è citrografato, se il disco è bloccato, che il gestore disco su Windows, avete Windows e non riesce a sbloccarlo, certi dischi sono bloccati. Ora qui Gparted è più evoluto, vi dà la possibilità di creare le partizioni. Guarda, ecco tutte le tabelle partizioni, guardate, guarda che roba. Ma usate MS-DOS, quella principale. Questo serve per altre tabelle di partizioni, per altri formati, adesso non so se forse PlayStation,
tutti i formati del mondo qui c'è. Questo è super professionale, gratuito, G-Pack. MS-DOS, cancelliamo, non serve per creare la partizione perché è sbloccato, questo disco non è bloccato. Poi nonostante questo potete scrivere qui ADEMP data rescue, significa se avete perso tutti i dati, avete fatto una formattazione veloce sull'hard disk, avete perso tutti i dati e diciamo come faccio, mi sono sbagliato, ho sbagliato, ho perso tutti i dati, adesso come faccio a recuperare? No, questo Gparted è in grado, infatti la finanza lo usa questo software per recuperare tutti i dati formattati. Questo perché le formattazioni veloci lasciano delle tracce residue, lasciando delle tracce residue cliccando qui ci mette del tempo, ci mette forse un'ora, due ore, dipende quanti date è, e ritira fuori tutti i dati che avete perso, ritira fuori tutte le mini tracce e riesce a tirare fuori tutti i dati compresi. Che software ci sono su Linux, certo? Come potete immaginare, non è come il gestore di disco Linux. Naturalmente si può fare partizione disco MBR oppure vedi qui finisce adesso flag, si può fare anche MBR e GPT uguale, qui siamo in MBR. Allora, corriamo le partizioni. Ora fare una bella partizione, un bel botto avvio veloce e tutto quanto. Creiamo la prima partizione primaria, sempre, no X4, si può fare anche X4, però se voi mettete volete che si avvia le scene Linux in 5-10 secondi al massimo, dove fare la partizione FAT32. Riduciamo, guardate quando è piccoletta, basta 512 pp. Lo scriviamo qua, guarda, sai che scriviamo, ecco, qui. 512 mb. Ok? Andiamo, eccola qua. FAT32. Abbiamo, poi dobbiamo applicare modifiche. Applica. Questa è la partizione di bot. E abbiamo fatto una partizione di bot avvio. Non serve, non è necessaria, però avete un avvio più veloce. Non è un avvio più veloce, perché Linux si avvia in qualsiasi modo, si avvia sempre, non è che. Non è. È come si dice. Difficoltoso come quindi. Si avvia facendo così, avete un avvio molto più veloce. Poi, una nuova partizione facciamo, o X4, adesso ci sta anche il nuovo free system BTRFS. Dov'è che sta? Ecco qui, questo è il nuovo, vedi? Però noi facciamo X, quello è il tradizionale, X4. Eccolo qui. X4. Avete visto quante partizioni ci sono? Guardate, Adesso non è niente, ormai l'ho fatta. Torniamo indietro, facciamo circa 50 GB. Adesso fate conto che il codice, ma non serve, dai, facciamo così manualmente. Però circa 50 GB, non è che deve essere preciso, 39, 51, qui in MB. Quindi facciamo 51, metti, andiamo, e sono 50 GB, 50,21. La partizione, questa è 50 GB. Poi vi faccio vedere perché. Applica. Applica. Ok. Questa è la prima partizione. Chiudiamo. Facciamo un'altra partizione, se vogliamo due sistemi operativi, un'altra partizione 50 GB circa, nuova. Sempre sappiate che in MBR più di 4 partizioni non potete fare, quindi siamo arrivati alla seconda partizione. Facciamo anche a 3 partizioni abbiamo adesso la quarta partizione, la devo fare in altro modo. Applica, e questo è il disco 160 giga 150 in pratica. Abbiamo la terza partizione un pochino più piccola, 47. Fate finta che è più grande il disco, che vedete questa partizione qua dovrebbe essere più grande in pratica, in teoria, adesso solo per spiegare. Qui adesso abbiamo solo la possibilità di fare un'altra partizione, invece noi ne facciamo di più di una. E su Windows se fate più di 4 in MBR non potete fare, in GPT che sono i PC più moderni potete fare molti più, 12 mi sembra, o 14, non me li ricordo, o 16, potete fare molte più partizioni. Io posso fare solo un'altra partizione. Come posso fare più partizioni? Cioè con Linux abbiamo la possibilità di fare più partizioni anche in MBR. Guardate quanto è fantastico questo software. Come si fa? Cliccare mouse destro, nuova, non ho primaria, questa è partizione primaria, capito? Come mette estesa, partizione estesa, questa è come fosse un altro hard disk, però è sempre dentro lo stesso hard disk. Noi creiamo una partizione estesa, applica. Adesso qui dentro possiamo fare altre 4 partizioni qua dentro,
altre quattro partizioni. Avete visto? Allora, quattro partizioni, noi ne facciamo due, ce ne basta due per due sistemi operativi, per fare una cosa fatta bene, proprio una cosa proprio a pennello, facciamo una partizione più grande, nuova, la facciamo, questa per i dati, facciamo sempre X4, potremmo fare anche in altro modo, Linux legge tutte le partizioni, però X4 è quella sopra, ne togliamo circa, ecco, 4 GB perché già abbiamo una RAM di 4 GB, dobbiamo fare una partizione swap, quindi dobbiamo fare una partizione swap del RAM aggiuntiva. Adesso intanto clicchiamo per questa, abbiamo fatto questa nuova partizione e siamo a 4, la quarta partizione abbiamo fatta per la partizione estesa, quindi possiamo fare la quinta partizione, che con il gestore di dischi di Windows non è possibile fare. Informatevi, se in MBR più di 4 partizioni non si può fare, ecco, leggete, informatevi se non ci credete. In MBR non è più, dice tutti i siti, qualsiasi cosa dice in MBR, disco MBR se i PC più vecchi, è impossibile superare le 4 partizioni, non si può fare più 4 partizioni. Noi con Gparted ne facciamo 5, 6 con l'estesa, perché possiamo fare questa cosa qui. Adesso partizione swap, vedete, io posso fare, vedete, posso continuare, non mi blocca, vedete, posso andare avanti. Partizione swap, Linux swap, e questa partizione, questa serve per, se la RAM non è sufficiente, applichiamo, applica, eccola, e se la RAM non è sufficiente, e i 4 GB, usiamo tanta RAM, quando ritorno 60-65% la RAM, allora usa l'hard disk. Se avete un SSD è quasi come la, veloce come la RAM normale, questo è un disk meccanico, quindi andrà un pochino più lento a caricare i dati, i dati che vanno in questa partizione, ma avete ancora altri 4 GB di RAM, avete pure possibilità di avere più RAM su Linux, avete visto? Questa è le partizioni per in dual boot con due sistemi operativi, vi spiego subito. Questo verde FAT32 è il bot avvio, serve come motorino avviamento a macro, fa partire i motori. Se non c'è questa partizione l'avvio ci metterà 25 secondi, con questa in 10 la metà, anche di meno della metà, si avvia molto più velocemente. Nella prima partizione si installa il sistema operativo, tutto il sistema operativo. Qua il secondo sistema operativo installiamo, poi vi faccio vedere tutti i diretti. Qua è la partizione dati per entrambi i sistemi operativi, automaticamente nella cartella home va. Voi mettete qui Linux Mint ad esempio, siamo qui nella prima partizione, abbiamo fatto delle foto e video, le carichiamo dentro ad esempio Picture, adesso è scritto in inglese Picture, carichiamo qui dentro. Non è che dopo qua non lo troviamo nel file manager di quell'altro sistema operativo, metti che è Ubuntu, apriamo il file manager, lo troviamo nello stesso posto, lo abbiamo messo con Linux Mint, nella cartella immagine, tutto a posto su. Capite quando significa fare le partizioni fatte bene, e come intuitivo Linux, come te le metti a posto bene? Allora, poi vi faccio vedere. Sarebbe questa qua dentro qua, questa si chiama, se faremo la partizione slash home si chiama. Adesso all'inizio mi metto in difficoltà, comunque adesso vi guido in tutto quanto. Abbiamo creato le partizioni, lasciamo Gparted qui in una parte, così possiamo vedere tutte le partizioni, vi faccio vedere perché, come si installa. Abbiamo il programma di installazione Linux Mint, adesso installiamo Linux Mint, poi vi faccio vedere Ubuntu Mate, qualche cos'altro, come si... Allora, qui mettiamo solo italiano, avanti, automaticamente al centro, però la è presa automaticamente, avanti, installiamo i codec multimediali, avanti. Poi un'altra cosa carina che si può fare con Linux, adesso quando arrivo nel momento vi spiego tutto, faccio una finta installazione adesso, poi vi spiego tutto senza che sperdo il tempo di tutta l'installazione, il procedimento è questo. Adesso sta leggendo tutti i dischi, tutte le partizioni sta guardando, vedo, forse ci mette un po' di tempo perché deve controllare. Questo installa quello del multimediale, mettetelo, se no dovete metterlo dopo, rispondere nella schermata del minuto, però già avete cose per tutti i file multimediali.
intanto che sta leggendo le... ecco, ha fatto già, ha fatto tutte le partizioni, vedi, c'è il cancelletto che sta Linux Mint qui in pratica, se fate così come un principiante, vi lei toglie tutte queste partizioni, pulisce tutto e fa un'unica partizione e installa Linux Mint, la cosa più semplice di tutto. Un principiante fa sempre così perché non le sa fare le partizioni, però se uno fa le partizioni fatti bene come ho fatto io, questo per due sistemi operativi, dopo vi faccio vedere per un sistema solo operativo, potete cliccare altro sotto, altro, se c'è Windows lui legge, naturalmente legge, se c'è Windows o Leolino, qualsiasi sistema operativo, allora trovate un'altra scritta, installa Linux Mint a fianco di Windows, vi dice pure il nome, se esiste il nome del sistema operativo, e lo potete fare in automatico, e qua c'è in mano un cursore che fate col mouse più avanti indietro, date lo spazio che volete al nuovo sistema operativo che sta da fianco, solo quello potete fare, tutto automatico. Però noi facciamo manuale, avanti, ecco qua, qui adesso sta vedendo tutte le partizioni, in basso, ecco tutte le partizioni. Allora noi questa è botta d'avvio SDA2, vede che c'è il nome, c'è l'etere SDA2, SDA3, su SDA2, eccolo qui, clicchiamo qui, no, SDA3, SDA2, poi qui sotto c'è modifica, leggete modifica, cliccate. Allora qui c'è scritto non usare la partizione, no, invece noi la usiamo, clicchiamo X4, formattare la partizione, questo se lo potete fare senza zipparlo, lo potete fare anche direttamente da qui, noi la già abbiamo formattata, se non l'avessimo formattata allora la mettiamo qui, capito, qui stendiamo questo quadratino così, facciamo così, formattiamo, ma già formattato non tocchiamo niente. Punto di mount, come si monta, noi dove mette solo la barra slash, si chiama, vede, questa qui dove aveva il sistema operativo c'è questa barra slash, clicchiamo ok, adesso aspettiamo, ecco qua, ha messo la barra, vedi, qui stiamo mettendo, installando il sistema operativo in SDA2, qui slash, poi che succede? In SDA5, qui dobbiamo fare la partizione per i dati, come facciamo? Andiamo su SDA3 e installiamo il secondo sistema operativo, qua, allora niente, qui non dobbiamo toccare niente, in quell'altro sistema operativo dove useremo questo qui, SDA5, eccola, vedete, SDA5, clicchiamo, modifica, qui si sempre parte sempre non usare la partizione, qui possiamo, qui la partizione modificare, questa è la dimensione, qui potete fare come gpartite, però se lo fate con gpartite è più semplice, più... qui sempre file system x4, qui non formattare, c'è il punto per formattare tutto quanto, qui come lo usiamo la partizione? La cartella, questa come si chiama cartella? Leggete, home, vedete, home, quindi slash home, quindi va dentro la cartella home, tutti i dati come vi ho detto prima, dentro la cartella home, e guardate, vedete quanto è semplice, basta imparare la prima volta e poi diventa semplice, punto di mount slash home, questo sarebbe la home, fa tutto qui dentro, tutti i dati che stanno qui dentro è per tutti i sistemi operativi, ok, andiamo avanti, ecco, eccolo qua, slash home, vedete, ha fatto le due, allora, abbiamo, ripeto, qui abbiamo il botta avvio, qui il primo sistema operativo installiamo e qui la cartella slash home, qui per swap non c'è bisogno di modificare perché già la riconosce, area di swap non c'è bisogno di fare niente, questo lasciate stare, l'area swap la riconosce automaticamente, non dovete cliccare niente, quindi SDA2 installiamo Linux Mint, facciamo finta adesso, dopo non vado avanti, mi fermo qui, SDA3 ci installiamo un altro sistema operativo e SDA5 c'è la partizione dati per entrambi i sistemi operativi, slash home per entrambi i sistemi operativi, la stessa cosa vale, adesso vi spiego senza che faccia tanto lunga, se io installo un altro sistema operativo, cioè il processo di installazione tanto più o meno identico, andate su lo stesso, su altro, che vi trovate in questa schermata, andate su SDA3, quando avete finito di installare il primo sistema operativo, questo rimane vuoto, questa partizione, no? La SDA3, che fate? Vedete che rimane vuota? Cliccate qui e fate la stessa cosa, la barra dove mettere slash, modifica, adesso faccio solo una prova, non usare la partizione, X4, la stessa cosa,
già formattata e mettete e slash, poi premete ok, che vi pare avete creato il sistema operativo, quindi vi si installa lì a nulla. Poi fate la stessa cosa e slash home SDA 5, potete ripetere SDA 5 per questo, perché i dati non ci stanno il sistema operativo, lì sono i dati, quindi potete fare la stessa cosa qui. Angolare il sistema, se fate in dual boot, installate il sistema operativo 1 e SDA 3, SDA 5, rifate le stesse operazioni come ho fatto adesso, slash home, in pratica entrambi i sistemi operativi hanno tutti gli stessi dati che mettete, o Linux Mint, ad esempio l'Ubuntu Mint o Linux Mint, entrambi i sistemi operativi, mettete tutti i dati dentro questo filo manage o mare musica, mettete dentro molti brani della musica qua dentro, la ritrovate anche lo stesso posto, anche i punti mente in qualsiasi posto. Questa è una bellissima comodità. Questa invece di fare i backup, tutti i sistemi operativi hanno un backup, magari per fare un backup se avete molti dati ci metterà anche un'ora, due ore, non so quando ci mette, dipende dai dati che avete, la velocità, se avete un hard disk solido o un SSD, il tempo di mettere i dati, poi dove li mettete questi dati di backup? Dovete fare una partizione per mettere i dati, oppure la mette su una penna USB, ma per metterla su una penna USB va tanto più lento a caricare i dati. Volevo farvi una partizione, ve la crea automaticamente, quello che fa il backup, crea automaticamente un posto sull'hard disk per fare la partizione dati, lo fa in automatico, oppure ci sta per queste cose qui su Linux, lo fa in automatico il software, però è sempre una cosa, ci vuole del tempo, invece così niente. Io oggi qui ho installato Linux Mint, l'ho formato, ci voglio provare Zone OS, per andare a scegliere Zone Linux. Io qua la partizione slash home ce l'ho già pronta, installo Zone OS, faccio lo stesso procedimento, Zone OS X4, poi vago e faccio l'X5 e slash home e tutto nella cartella è stessa identica cosa, e qua ho tutti i dati che avevo di prima senza fare un backup e posso rimettere nuovi dati nel nuovo sistema operativo. Questa è la cosa più bella che si può fare, se lo dico. Quindi, queste partizioni qui è in dual boot. Adesso poi se io vado avanti, guarda cosa fa qui avanti, qui adesso un attimo, qui mi c'è tutto quanto quello che fa. Poi un'altra cosa carina adesso Roma avanti, il fuso orario, vedete, lo prendo da solo, ma io non faccio niente, premo solo avanti, quando è intuitivo è installare nelle soluzioni Linux, io già bisogno posso dire come si installa Linux, perché fa tutto da solo. Mettiamo i nostri dati, ok, allora accedo normalmente e richiederà la password, ma un po' che c'è scritto qui? Cifra l'installazione, adesso non tocco niente. Sai perché serve questa parola, cifra l'installazione? Cifra la mia cartella personale. Se io in questo sistema operativo, qui c'è due sistemi operativi, questo è il mio, questo è facciamo finta che siamo in una scuola, questo è un altro studente, siamo due studenti, e questo sono io e questo è un altro studente, entrambi usiamo la stessa partizione dati, e che faccio? Io questo qua voglio copiarmi, copio i dati di questo, mi dice guarda io voglio vedere tutti i dati tua e questo qua io voglio vedere tutti i dati tua. No, non si può fare, cifrando le installazioni o lo cifra lui, lo cifrare qualsiasi, basta cifrare l'installazione, avete una password, come quando aprite il file immagine, password, come se avete visto mai su, quando apro l'applicazione, adesso stavo dell'app e non mi chiede, quando apro un'applicazione su Linux, tante applicazioni mi chiede la password, cifrando l'installazione vi chiede la password per entrare dentro, entrando dentro riconosce la password, però solo i tuoi dati, non di quell'altro, tutto quello che sta dentro, vedi tutta roba dei miei dati, lo stesso quest'altro c'ha la password, però vede solo i suoi dati, non di quell'altro, dei dati di quell'altro non li può vedere, perché la password deve conoscere la password di quell'altro studente. Hai capito quanto è importante, quanto è bello questo? Questo è un sistema che cifrando l'installazione, mettendo la cifra nella cartella personale, voi avete tutti i vostri dati anche al sicuro, nonostante ci sono due sistemi operativi che sono due utenti diversi, avete due utenti diversi, poi quell'altro utente può vedere tutti e due i dati, come vi dicevo io, uno può domandare ma come? C'è due sistemi operativi, se uno legge qua, legge questo sistema operativo, avvia quest'altro, può vedere tutti i dati di quest'altro, no, cifra l'installazione.
Adesso chiudiamo tutto, chiudiamo invece parte, annulliamo. Annulliamo, come si fa? Ecco, chiudiamo, annulliamo tutto quanto, perché non voglio fare l'installazione, adesso solo per fare una guida. Esce, adesso un attimo esce, dovrebbe uscire, sì, ormai è uscito, ecco qua. Allora, avete visto come si fa? Allora, questo è l'unico sistema e siamo in modellabile. Che vi posso dire, ragazzi? Aspettate in pausa. Allora, non so se ve lo faccio vedere lo stesso, se fate un'installazione solo un singolo sistema operativo. Tanto è intuitivo, non è che vi apriamo Gparted. Riapriamo Gparted, adesso togliamo tutte le partizioni e facciamo un'unica partizione. Allora, guardate. Togliamo. Dobbiamo togliere. Snapfof. Anche perché è la partizione swap. Allora, ecco, togliamo questa, togliamo la partizione estesa. Applichiamo le modifiche. Anche molto veloce fare le partizioni, vedi? Adesso, ha fatto. Ha smontato queste partizioni, non ha allocato. Togliamo anche questa, togliamo, applica. Allora, se in questo modo non c'è bisogno di fare partizione estesa, perché fate meno partizioni, non c'è bisogno. Avete due partizioni, botta d'avvio, fate magari questa la fate un pochino più grande, perché c'è un solo sistema operativo, lo portate ad esempio 60 GB, 59 SATA, ecco, fate un pochino più grande, applica. Adesso portiamo 60 GB. Ecco qua, fatto subito, vedete? Non ho portato 60 GB. Qua non c'è bisogno di fare partizione stessa perché ne facciamo 4 partizioni precise. Potete fare lo stesso se volete stare sicuro. Volete stare sicuro che domani volete fare nella partizione, anzi è meglio. Meglio la fate lo stesso, la partizione stessa. Partizione primaria no, se le chiama partizione estesa. Adesso in italiano, qui in inglese adesso siamo in modo live. Abbiamo fatto la partizione estesa come prima. Applica. Ecco qua. All'interno ci basiamo con la partizione dei dati. Sempre X4. Togliamo circa 4 GB per la RAM. 390 è uguale, non fa niente, non deve essere preciso, non è che deve essere proprio mille preciso. Questa è la partizione che facciamo per i dati, cartella slash home, come ho spiegato prima. Guardate che una partizione in meno fate, invece 5 partizioni ne fate 4, l'unico sistema operativo. Invece se voi installate in modalità automatica, adesso dipende dal PC che come le partizioni, lo vedo in automatica. Qui dovete fare, naturalmente come prima, Linux Swap. Applica. Ad esempio Calamares lo fa in automatico la partizione swap, invece l'installo di Canonical, quello che abbiamo visto, uno dei più usati di Linux, non la fa la partizione swap. Quindi è meglio che ci sia sempre. Se avete tanta RAM non ci serve, serve anche per la partizione swap, serve anche per fare quando il sistema per Dio va, no, stand-by, non mi ricordo adesso come si chiama, in ibernazione, fra l'interno del sistema in ibernazione c'è la protezione swap pure, però non ce la manda nessuno in ibernazione, che non serve. E pure serve se avete poca RAM e non avete tanta RAM, gli aiuta. Di solito Calamares fa la partizione swap in automatico, invece
l'installe questo qui di Canonical, che abbiamo visto adesso di Canonical di Ubuntu, perché questo è uno dei più usati. Massimo che può fare questa partizione qui, non sempre, qualche PC che vede che ha difficoltà sugli avvii, allora vi trovate con una partizione fatta 32 512 MB, lo vede automaticamente se ha bisogno oppure no. Però noi la faccio, io se facciamo una installazione manuale, io gliela faccio sempre, perché voglio un avvio molto veloce. Un giorno, non so se l'ho fatto vedere, meno di 5 secondi se avvia il bootomate, meno di 5 secondi riesco a avviarlo, l'ho fatto vedere. E come ho fatto? Se no ci vorrebbe una quindicina, più del doppio. Questa partizione qui, in 5 secondi si è avviato, sta una schermata veloce. Ecco qua. Spero che sia stato chiaro, ho spiegato come funziona questo meraviglioso software, Gparted, noi abbiamo evoluti, e guardate quante formattazioni, guardate, queste tutte le formattazioni, alcune non si può fare, vedo in questa, dentro la partizione di, come si chiama, estesa, quindi come F2FS, HFS, min, queste tutte le partizioni che esiste, che esiste in questo mondo, praticamente tutti, qualsiasi formato, qualsiasi sistema operativo deve installare, andate alla PlayStation, quei giochetti, di tutto. E su Windows avete solo questa qui, FAT32 e NFTS, queste due, non avete altro, fateci caso, andate sul gestore disco, dopo vedete. Anzi, se installate una versione Linux a fianco a Windows, che Linux l'avete, andate su Windows, non la rivela come una partizione che ti dice, ti vi consiglia di addirittura di formattare per usare la partizione, vi ria notifica. Perché, fatto vedere, è successo più in ordine, consiglia di formattare la partizione che dove c'è la partizione Linux per usare la partizione. Va bene, ci vediamo al prossimo episodio. Ecco, ogni tanto faccio anche qualche software, faccio conoscere.